Buon sabato e ben ritrovati al Prima TG. Dopo il primo Natale in zona rossa arriverà la seconda Pasqua blindata per tutta l'Italia. Lo ha deciso il governo Mario Draghi di fronte all'impennata di contagi Covid a rischio di saturazione degli ospedali, varando un decreto legge, non un DPCM, le cui misure dureranno da lunedì 15 marzo fino al 6 aprile. Poche le deroghe alle restrizioni, tra cui una visita al giorno ai parenti, che metteranno di nuovo alla prova le attività economiche. Tanto che regioni e comuni, pur non discutendo il decreto, chiedono i ristori immediati per evitare pesanti conseguenze sociali. Con le ordinanze del Ministro della Salute intanto passano in area rossa Emilia-Romagna, Friuli-Venezia-Giulia, Lazio, Lombardia, Marche, Piemonte, Puglia, Veneto e la provincia autonoma di Trento, che si aggiungono a Campania e Molise. Tutte le altre regioni saranno arancioni per gli effetti del decreto, che annulla il giallo per tutta la sua durata. Resta invece in bilico la Basilicata, sulla quale è in corso una verifica dei dati da parte del Ministero, mentre la Sardegna resiste ancora in area bianca. Il nuovo esecutivo ha varato la stretta in una giornata in cui i positivi sfiorano i 27.000 e le vittime sono ancora tantissime, 380 con gli infettati dal Covid registrati, che tornano a superare il 500.000 di persone. Due mesi di varianti hanno portato la curva a impennarsi e la stretta si propone di mitigare l'epidemia a favorire la campagna vaccinale di massa. Zona Rossa Italia quindi il 3, il 4 e il 5 aprile, comprese Pasqua e Pasquetta, mentre fino al 2 e di nuovo il 6 tutte le poche regioni gialle passeranno automaticamente in arancione. Visita ieri del Premier Mario Draghi al centro vaccinale di Fiumicino, situato nei pressi dell'aeroporto Leonardo da Vinci. Poco prima del Presidente del Consiglio al centro sono arrivati anche il Ministro della Salute Roberto Speranza e il Presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti. Ascoltiamo un estratto da Mario Draghi. Questa è la mia prima visita in un sito vaccinale. È stata una visita breve, ma veramente bella. Mi è venuta in mente una cosa, che insomma, queste ragazze, questi ragazzi che lavorano come volontari oppure in forma permanente, hanno reso questo, che è un luogo medico, in realtà un luogo di speranza, perché entrando qui si capisce che ne usciremo. E ne usciremo grazie a voi e grazie a tutti coloro che faranno questa campagna vaccinale, aderiranno a questa campagna vaccinale. Si ha la sensazione che, insomma, se ci sono delle strozzature nella logistica, non sono qui. Si ha la sensazione che c'è una mobilitazione, come dire, collettiva, fondata proprio sulla solidarietà e sull'entusiasmo. Quindi vi ringrazio. Prima di iniziare la parte, come dire, più formale, più letta di questo incontro. Intanto voglio ringraziare prima di tutto la Croce Rossa Italiana, Aeroporti di Roma, la Regione Lazio per i record che stabilisce e l'Istituto Lazzaro Spallanzani, che hanno contribuito ad allestire questo centro vaccinale. Un grazie anche all'ingegner Rita Delfio, al dottor Valerio Mogini, che mi hanno accompagnato durante la visita. E un grazie al Ministro Speranza per tutto quello che ha fatto finora. A voi, come a tutti i medici, gli infermieri e i volontari che lavorano instancabilmente in tutti i presidi sanitari d'Italia, va la profonda riconoscenza mia e di tutto il Paese. A più di un anno dall'inizio dell'emergenza sanitaria ci troviamo purtroppo davanti a una nuova ondata di contagi. Nell'ultima settimana si sono registrate più di 150.000 nuove infezioni, a fronte delle 130.000, quasi 131.000 della settimana precedente. Ora l'incremento dei ricoverati positivi al virus è stato di quasi 5.000 persone, il numero dei pazienti in terapia intensiva è cresciuto di oltre 650 unità. Questi dati, queste cifre ci impongono la massima cautela. Dobbiamo limitare il numero dei morti e impedire la saturazione delle strutture sanitarie. Il ricordo di quel che è accaduto la scorsa primavera è vivo e faremo di tutto per impedire che possa ripetersi. Sulla base dell'evidenza scientifica, il Governo ha adottato oggi misure restrittive che abbiamo giudicato adeguate e proporzionate. Lo abbiamo fatto con un decreto legge che vedrà il Parlamento pienamente coinvolto nella discussione. Le nostre scelte sono state condivise più volte nella conferenza Stato-Regioni,
nello spirito di massima collaborazione tra i diversi livelli dell'amministrazione. È importante che questo avvenga, perché senza una collaborazione si perde entusiasmo in questa che è una battaglia comune, una battaglia collettiva. Sono 26.824 positivi al test del Covid in Italia nelle ultime 24 ore, secondo i dati del Ministero della Salute. Nella giornata precedente erano 25.673. Le vittime invece sono 380, nella giornata precedente 373. Sono stati effettuati 369.636 tamponi molecolari antigenici per il Covid. Ieri invece erano 372.217. Il tasso di positività è del 7,2%, invece nella giornata precedente del 6,9%. Sono 226 inoltre nuovi ingressi in terapia intensiva e il saldo tra ingressi e uscite è di 55 pazienti in più. In totale in rianimazione ci sono 2.914 unità. Nei reparti ordinari invece sono aumentati i pazienti di 409 unità rispetto alla giornata precedente, portando il totale a 23.656. Parliamo anche della Campania, sono 2.644 i nuovi casi di Covid-19, di cui 1.607 asintomatici e 702 sintomatici, a fronte di 22.066 tamponi, 3.610 dei quali antigenici. Sale quindi all'11,9% la percentuale dei contagi. Il dato è dell'unità di crisi della regione e porta il totale positivi a 298.233, su un totale tamponi pari a poco più di 3.200.000. I deceduti invece sono 29, 20 nelle ultime 48 ore, 9 deceduti in precedenza ma registrati soltanto ieri, che portano il totale a 4.632 dall'inizio pandemia. Parliamo anche dei guariti, che sono 1.418 per un totale di 198.697. Dei 656 posti letto di terapia intensiva invece ne sono occupati 149 e dei 3.160 posti letto di degenza ordinaria, compresi quelli privati, ne sono occupati 1.502. La Campania intanto questa mattina ha dato il via alle adesioni delle vaccinazioni riservate ai campani con oltre 70 anni di età. Ad analizzare la situazione con un focus sui vaccini il governatore della Campania Vincenzo De Luca nella consueta diretta del venerdì. Ascoltiamolo. Cari amici, come del tutto evidente, l'Italia è entrata, secondo le previsioni, in pieno nella terza ondata dell'epidemia Covid. Ormai ci avviamo ad avere un paese che è tutto in zona rossa. Per quello che riguarda noi in Campania, già ci siamo. Continuiamo a registrare un numero di positivi al giorno che è estremamente elevato. Ancora ieri 2.700 positivi in più, con quasi 500 positivi sintomatici. Se nell'ambito di questi 500 soltanto un 10% richiede il ricovero ospedaliero, voi capite che dovremo liberare ogni giorno 50 posti letto in più nel nostro sistema ospedaliero. E dunque abbiamo una situazione che è estremamente seria. Reggiamo ancora con le degenze, reggiamo con i posti letto disponibili in terapia intensiva, ma è assolutamente necessario bloccare la crescita del contagio, altrimenti diventa inevitabile nel giro di non più di 10 giorni dover chiudere altri reparti per accogliere pazienti Covid. Questo è il problema quando si decide di chiudere l'Italia. Lo si fa per impedire che ci sia la saturazione totale dei posti letto di terapia intensiva, per impedire che non ci sia più neanche un posto letto per ospitare un paziente Covid. E dobbiamo cominciare a entrare nell'ordine di idee che i nostri comportamenti devono diventare simili a quelli di febbraio-marzo dello scorso anno. Si sta in casa
quando non è assolutamente indispensabile per ragioni di lavoro o per ragioni sanitarie, andare fuori casa. Ma dobbiamo cominciare a entrare in quest'ordine di idee, altrimenti non ci capiamo. Non è ancora chiaro a tanta parte dei nostri concittadini che siamo in guerra. Siamo in guerra. Perché quando cominci ad avere 25.000 positivi in Italia e ogni giorno 400-500 morti, vuol dire che siamo in guerra. Siamo in una situazione per la quale ormai, vorrei dire quasi in ogni condominio, c'è un nostro concittadino che muore. Il vaccino AstraZeneca è sicuro ed efficace, quindi bisogna continuare a usarlo. Lo ha affermato Marco Cavaleri, responsabile della strategia vaccini dell'Agenzia Europea del Farmaco. In relazione ai casi di trombosi, non sono eventi che comunemente sono associati al vaccino, spiega. Bisogna capire cosa potrebbe essere legato al vaccino e cosa no. Ad oggi non abbiamo nessuna prova che lo stesso possa causare questi gravi eventi. Noi speriamo di dare risposte però in tempi brevissimi, ha ribadito. I dati dal Regno Unito sono rassicuranti, non ci sono casi allarmanti. Per quanto riguarda il sequestro di un lotto, è giusto e legittimo fare delle indagini, ma mi sembra difficile pensare che ci possa essere stato un problema con la produzione di un unico lotto. Intanto però AstraZeneca questa mattina ha annunciato nuovi tagli alle forniture del suo vaccino contro il Covid a tutta l'Unione Europea. AstraZeneca, si legge in una nota, è dispiaciuta di annunciare carenze nelle spedizioni pianificate di vaccini contro il Covid-19 a tutta l'Unione Europea, nonostante il lavoro instancabile per accelerare le forniture. Passiamo alla cronaca. Paura nella notte a Casoria, in provincia di Napoli, dove un improvviso maxi incendio ha completamente distrutto il capannone della ditta Mavicom, che produce materiale elettrico e informatico. Il danno ammonterebbe a quasi 1 milione di euro. Subito sul posto i vigili del fuoco, che hanno cercato per come possibile di domare le alte fiamme, insieme all'intervento dei carabinieri della compagnia locale. L'incendio è stato quindi domato, ma quasi tutto è andato distrutto. Interpellato subito il titolare della ditta, un 59enne incensurato di Frattamaggiore. Indagini in corso con le immagini delle videocamere di sorveglianza subito interpellate per capire se si possa trattare di incendio doloso. Nuovo report anche per l'AS di Caserta con riferimento alla pandemia da coronavirus nella giornata di ieri. I nuovi positivi sono 360, con 134 guariti e 5 deceduti. Il numero di test processati è 2077 per un tasso di incidenza che schizza al 17,33%. Nel saldo complessivo c'è un aumento di 221 attuali positivi sul territorio. Caserta resta in testa e fa registrare 545 attualmente positivi, restando così il primo comune per numero di contagiati. Segue Maddaloni con 444 ed Aversa con 317. La situazione pandemica sul territorio di Santa Maria Vico è particolarmente delicata e il sindaco Pirozzi ha deciso di provvedere con due apposite ordinanze per limitare ulteriormente la diffusione del contagio. Ascoltiamo proprio le sue parole. Anche al comune vanno messe delle regole precise, per cui al comune di Santa Maria Vico si entra solo per motivi urgenti, attraverso appuntamenti con i vari funzionari. Voi sul sito troverete, così come anche all'ingresso del comune, troverete i nomi dei dirigenti, i loro numeri di telefono o attraverso le mail potete contattarli e comunicare le esigenze che avete, per cui attraverso appuntamento potete comunque continuare a fare le attività che dovete fare. E questa ho emesso un'apposita ordinanza, la 65 del 9, e poi ieri ho emesso un'altra ordinanza che tocca sicuramente più da vicino la nostra libertà, è la 67 del 10 marzo, la quale ordinanza ovviamente limita le uscite. Ovviamente noi dobbiamo uscire solo se abbiamo da fare delle cose urgenti e indifferibili. La nostra regione Campania è zona rossa, per cui le limitazioni già vi erano. Noi abbiamo voluto, visti i fenomeni del fine settimana, nelle piazze, nei parchi, nei parchi giochi, la massima affluenza dei giovani e meno giovani, abbiamo ritenuto di intervenire vietando
la sosta e la permanenza nelle piazze, nei parchi giochi e nelle aree verdi. Questo è un dato essenziale. Da stamattina la Polizia Municipale sta provvedendo a recintare queste aree proprio per evitare che ci siano possibilità di assembramenti e quindi di divulgazione del virus. Numeri ancora crescenti del contagio Covid nel Casertano, come dicevamo poco fa, e la comunità cittadina di Santa Maria Capua Vetere si cautela con una nuova ordinanza firmata dal sindaco Mirra. Disposti fino al 21 marzo la chiusura al pubblico del Parco dei Diritti del Bambino, il divieto di utilizzo delle giostrine sia in giardini pubblici che in piazze, la chiusura alle ore 18 di bar e altri esercizi simili senza cucina, rimanendo consentito fino a tale ora esclusivamente l'asporto e la consegna a domicilio. Inoltre, per i giorni 13 e 14, 20 e 21 marzo, il divieto per i minori di anni 18 di circolare su tutto il territorio comunale dalle 18 senza l'accompagnamento dei genitori. Solo negli ultimi due giorni, infatti, si sono registrati 40 casi di positività in città. Così l'amministrazione raccomanda a tutti i sammaritani la massima attenzione e rigoroso rispetto di norme che impongano sacrifici e limitazione della libertà solo a tutela della salute. Sospiro di sollievo per gli agenti di polizia penitenziaria presso il carcere di Carinola. Dopo tanti appelli e continui focolai alla Covid, ci sono state già stamattina le prime somministrazioni di vaccino anti-Covid. Tanta paura soprattutto dopo che ben tre agenti hanno perso la vita dopo le complicazioni da coronavirus e la necessità istantanea di rinforzare il personale. La campagna vaccinale ha preso il via venerdì presso il carcere di Benevento e pian piano in tutta la regione sarà estesa quindi a tutte le strutture della Campania. Il personale, tramite registrazione sulla piattaforma regionale della Campania, verrà così smistata. Al momento sono circa 4.000 poliziotti penitenziari che prestano servizio in tutte le carceri della Campania, esposti quotidianamente a numerosi rischi di salute. Sul sito ufficiale del presidente della provincia di Caserta, Giorgio Maiocca, è stato pubblicato un aggiornamento sulla quota destinata agli interventi di manutenzione straordinaria per gli istituti superiori di terra di lavoro. La somma destinata è di 16.340.000 euro. Interventi di manutenzione straordinaria approvati riguardano i lavori di messa in sicurezza, riqualificazione energetica e di nuova costruzione. Con questi prossimi interventi di manutenzione straordinaria daremo un'accelerazione al programma di ammodernamento e di messa in sicurezza degli istituti superiori di terra di lavoro, ha dichiarato Maiocca, in modo da offrire alla collettività del territorio scuole più moderne ma soprattutto più sicure. Si tratta infatti di interventi tecnici destinati all'adeguamento sismico e alla messa in sicurezza di 6 istituti scolastici. Il patrimonio edilizio scolastico, conclude, deve essere custodito nel miglior modo possibile ed è per questo che tutti i nostri sforzi saranno ancora di più indirizzati a valorizzarlo con infrastrutture e servizi quanto più adeguati, ponendo al primo posto sempre la sicurezza dei nostri ragazzi. Parliamo anche di sport e di Serie A con il Napoli. Archiviate le fatiche di Europa League contro il Manchester United, il Milan si trova a dover affrontare un'altra partita importante. Infatti a San Siro arriva proprio il Napoli nella prossima giornata di campionato. Domani Gennaro Gattuso affronterà il suo passato, anche se non potrà farsi prendere dalle emozioni. Infatti gli azzurri hanno bisogno di vincere, così come Stefano Pioli. Se partenope al momento sono fuori dalla zona Champions, invece la squadra rossonera è pienamente dentro e non vuole perdere ulteriore contatto dalla capolista Inter, che ora dista 6 punti. Pioli per Milan-Napoli recupera due giocatori importanti come Theo Hernandez e Çalhanoğlu. Oggi verranno valutate anche le condizioni di Romagnoli e Calabria, mentre non saranno della partita sicuramente Bennacer, Ibrahimovic e Mandzukic. Salvo sorprese anche Ante Rebic dovrebbe mancare. Anche Gattuso, così come il collega rossonero, impiega il modulo 4-2-3-1 ed ha diversi dubbi di formazione. In difesa Manolas al fianco di Koulibaly, con Rachmani out per un acciacco muscolare, con il ballottaggio Rui Isai. A centrocampo Gattuso deve decidere tra Diego Demme e Bakayoko. In attacco invece sembra essere Victor Osimhen il favorito su Dries Mertens per il ruolo di unica punta. Era questa la nostra ultima notizia, vi do appuntamento in giornata con l'informazione di Teleprima e un buon sabato, alla prossima!